tornando al campeggio nei Canyonland ed ecco il solito tipico romano alla guida. Cioè, ci stanno sti sassi qua, no? Comunque fanno la loro porca sicura, perché sotto al sole rossi, dici, sai, sono belli, sembrano tutti sti campi da tennis, questa terra rossa, dove forse qua è perché ci giocavano gli indiani, mi sa, perché è un posto molto, molto caratteristico, dice. Solo che poi non c'è niente, capito? Cioè, par d'animali che ti attraversano le strade, dice, investi, poi ti fai a brace, carne fresca, insomma, non è male come idea, però... A parte questo, quattro sassi, un po' di sabbia, ti fanno pagare sti $10 per venire qua, dice, pure sti sentieri, insomma, sono un po' rischiosi, io ci porto la creatura, qua mi si fa male la creatura, poi dove sta l'ospedale qua? Eh? E se mi si sbuccia la creatura sulla roccia, io te lo porto qua, ci starà il pronto soccorso? Eh? Cioè, a ste cose sti americani non ci pensano però. A me un po' mi fanno rode perché dice, poi come famo? Ah, ci porti le creature qua, no? Che ce le porti a fare nel deserto, le creature? Ce le porti, no? Allora, dice, vado a visitare 100 celle, mor cooler, te bevi a birra fresca, a Villa Gordiani, e chi ti ammazza? Invece vieni qua, devi pure guidare, devi stare attento, prima ho incontrato i ranger. White. White che? Si sente niente qua? Faccio l'asino io. Oh, c'è il silenzio di tomba. Se non parlo io non parla nessuno. Io non lo so, è un po' una rottura, insomma, dopo tutta la giornata, sotto al sole, uno tu chiacchiere con gli amici come fa, no? Dice, no, white, white che? Oh. I ranger poi, ci avranno un cazzo da fare, questi vedono i sassi tutti i giorni. Che palle, eh? Vabbè, comunque saluto a tutti i romani, ci vedremo alla prossima puntata del tipico romano on the road.